Siamo con Gini Cioli, editor in chief di questa nuova avventura editoriale nel mondo del vino di lusso e di alta gamma, Le Pan. Obiettivi: il mercato anglosassone, il mercato cinese, ma che cos'è, come funziona, cosa farà, quali saranno i territori di cui parlerà? Prima di tutto devo dire che sono molto contenta di essere qui a Vinexpo, perché è frequentato dai migliori professionisti a livello mondiale nel mondo del vino. Gli obiettivi che ci siamo posti con la nostra pubblicazione sono due. Il primo è quello di comunicare il vino in una maniera mai utilizzata prima. Vogliamo creare un magazine che trasformi il linguaggio del vino in poesia dell'arte. Il secondo obiettivo è quello di far interessare al vino un numero sempre maggiore di persone. Vogliamo raccontare storie che facciano sognare il lettore. Prendiamo per esempio le colline della Toscana o la costa di Bolgheri o, spostandoci nel sud dell'Italia, la Sicilia o la Puglia o qualsiasi altro posto del mondo. Il lettore deve sognare di viaggiare in quei luoghi. Vogliamo fare storytelling, il che rende il nostro approccio alla narrazione completamente diverso. Trovo che le riviste di settore fino ad ora siano rimaste chiuse nel loro mondo e siano autoreferenziali. Offrono tante note di degustazione, è vero, interessanti per gli addetti ai lavori, ma noiose per il consumatore. E il linguaggio che viene utilizzato va a creare un diaframma tra chi scrive e chi legge. Quello che cerchiamo di fare è trasformare tutta la comunicazione in lifestyle. Il vino è cultura, il vino è civilizzazione. Il vino per noi non è solo un prodotto, ma rappresenta esso stesso il modo in cui lo comunichiamo. Questi sono i due principali obiettivi di Le Pan Magazine. Sarà pubblicata in due edizioni, inglese e cinese. Inizialmente sarà bimestrale, ma l'obiettivo è di diventare entro un anno una pubblicazione mensile. Ma per capire meglio, quali saranno i competitor nel mondo delle riviste del vino che già esistono oggi? Penso che i nostri competitor non siano tanto i magazine che si occupano di vino, bensì quelli che si occupano di lifestyle, perché la nostra rivista è interessante anche per chi in fondo non è interessato al vino più di tanto. Per esempio, Condé Nast Traveler Magazine, Food and Wine Magazine, Gourmet, riviste per coloro che sono interessati al lifestyle e all'enogastronomia. Vogliamo essere un po' come Monocle Magazine, con tante storie, ricco di informazioni. Vogliamo essere una rivista che faccia toccare con mano la qualità. Questo è ciò che ha ispirato il nostro magazine e il nostro sito web. In questo primo numero chiaramente si sono focalizzati su Bordeaux, siamo qui a Vinexpo per il lancio di questa nuova avventura, poi la Germania e per l'Italia la Toscana, ma quali saranno i prossimi territori al centro dell'attenzione? Il prossimo focus sarà su una regione non europea, la California, e nello specifico la Napa Valley. Cerchiamo territori che siano ricchi di storie affascinanti, persone fantastiche che davvero incarnino la passione e l'artigianalità, che vogliamo raccontare e comunicare con il nostro magazine. E siamo convinti che raccontare cose diverse, spendere tempo in luoghi diversi del mondo sia importante. Non posso dirvi le altre due regioni, ma avremo sempre anche dei territori classici, perché pensiamo che i nostri lettori non siano solo curiosi di sperimentare cose nuove. Sappiamo che amano bere anche i grandi vini della Toscana, per esempio, o i Riesling della Germania, e Bordeaux, dove siamo, che ha ancora un ruolo importantissimo nel mercato dei fine wine. Gini è una Master of Wine specializzata sui mercati asiatici, allora cosa può raccontarci di quello che sta succedendo, soprattutto riguardo ai vini italiani in quella grande area del mondo che a tutti fa gola ma che è molto difficile? Se parliamo di mercati asiatici, tutti si focalizzano sulla Cina, ma sono entusiasta di come vanno le cose un po' in tutta l'area. Se guardiamo all'India, per esempio, c'è una base per i consumatori benestanti e gli stili di vita stanno cambiando velocemente. Per non parlare del sud-est dell'Asia, Indonesia, Filippine, Singapore, Malesia, che sono tutte zone per noi interessanti, visto che abbiamo due uffici. Facciamo base a Hong Kong e a Shanghai. Credo che il futuro del vino italiano sarà particolarmente positivo, soprattutto perché nei mercati di cui ho parlato c'è una crescita significativa e si cercano vini che vadano oltre a Bordeaux e alla Francia.
C'è un po' di noia e insoddisfazione su alcuni vini di Bordeaux, per i prezzi troppo alti, per l'imprimeur, per altri motivi, ed è per questo che vedo grandi possibilità di crescita per i vini italiani. È il momento per tanti produttori e territori di fare squadra e di dire agli asiatici: guardateci, siamo una grande alternativa, abbiamo vini di tanti stili diversi. Credo che sia veramente una grande opportunità. A really interesting diverse style of wines. It's a great opportunity right now.